Cominciamo la lezione di oggi, continuando l'analisi iniziata ieri sulla prima meditazione di Descartes, prima delle meditazioni di Descartes, e facendo un attimo il punto. Per chi fosse interessato, ci sono delle ottime guide alla lettura per le meditazioni di Descartes. Una è questa che di Emanuela Scribano, la guida alla lettura delle meditazioni metafisiche di Descartes, pubblicata dalla Terza, è una collana dedicata, che è un po' una collana sorella rispetto all'introduzione ai filosofi che tutti quanti conosciamo. E vi sono alcuni testi molto importanti, tra cui questo. Poi c'è un lavoro di Stefano Di Bella, sempre una guida alla lettura delle meditazioni filosofiche di Descartes, che è stato pubblicato dalla Nuova Italia Scientifica, che sono perfetti per approcciare questo testo. Ricostruiscono la genesi dell'opera, le questioni più importanti che vengono affrontate, le implicazioni filosofiche e scientifiche, il dibattito contemporaneo e anche l'influenza che quest'opera ha avuto poi nel proseguo del pensiero filosofico. Nel caso delle meditazioni, teniamo conto che si tratta di una delle opere più importanti della storia della filosofia. Siamo per importanza a livello di una critica a ragion pura di Kant o di una metafisica di Aristotele, perché è stata davvero un'opera fondativa, nel senso che effettivamente ha posto una serie di questioni e ha approntato una serie di strumenti filosofici che non hanno smesso di produrre nuove riflessioni. Il lavoro che negli ultimi anni sta facendo Jean-Luc Marion è soltanto un esempio. Non solo, dietro l'apparente, perché è veramente apparente, semplicità argomentativa di questa opera, si nascondono una serie di complesse questioni. Vanno essenzialmente da proposte radicalmente innovative che Descartes fa riguardanti le teorie fisiche. Abbiamo già visto come Descartes aveva già approntato una sua fisica non pubblicata nel mondo per il Trattato della Luce, così come aveva approntato una sua medicina non pubblicata, il Trattato dell'Uomo, opere che poi in parte confluiranno, in piccola parte il discorso sul metodo, in parte nei principi di filosofia. Ora questo non ci interessa, però aveva già elaborato una sua compiuta filosofia naturale, una sua compiuta fisica, e aveva già fornito un fondamento a questa filosofia naturale. Ma qui, per la prima volta, Descartes espone le fondamenta, le radici di quell'albero della conoscenza a cui abbiamo fatto cenno ieri. La teoria fisica di Descartes si fonda su essenzialmente due assunti. Uno è che la materia è strutturata matematicamente. Lo vedremo, il fatto stesso che la materia sia definita in termini di res extensa, di semplice estensione, è una espressione di una geometrizzazione, diciamo, della materia, che sia strutturata matematicamente comporta un approccio radicalmente nuovo, possiamo dire che in qualche misura estremizza il portato galileiano della filosofia naturale, del mondo naturale, che sarebbe descrivibile e conoscibile in termini di curve, piani, insomma in termini geometrici, considerando la matematica quale linguaggio principe della conoscenza del mondo naturale. Secondo elemento delle teorie fisiche cartesiane, e questo in qualche modo collega direttamente Descartes a tanta parte della scienza moderna, l'affermazione secondo la quale le caratteristiche
qualitative che vengono percepite dai sensi sono esclusivamente soggettive, sono quelle che venivano chiamate qualità secondarie, cioè non appartengono alla cosa in sé, ma appartengono piuttosto alla percezione che noi abbiamo delle cose. Gli studi di dioptrica di Descartes portavano anche in questa direzione. Accanto alle teorie fisiche ci sono nuove teorie gnosiologiche, quindi una nuova gnosiologia. Descartes aveva cominciato a interrogarsi sui fondamenti della conoscenza umana fin dagli anni 20. Le regole a direzione di geni erano una riflessione sulle cause dell'errore, sul corretto fondamento della conoscenza. E la teoria gnosiologica cartesiana si fonda da una parte sull'affermazione secondo la quale le essenze delle cose sono conosciute indipendentemente dall'esperienza. E su questo dovremo un attimo tornare. Cioè che l'essenza delle cose conosciute non deriva dai sensi, o quantomeno noi possiamo accedervi anche tramite l'esperienza sensibile, ma non dipende dall'esperienza sensibile. La seconda assunzione importante: le idee della matematica e della geometria sono innate. E questa è una cosa su cui, insomma, dovremo forse soffermarci un attimo. Descartes ha una posizione decisamente anticonvenzionalista. L'aristotelismo sposava piuttosto quell'approccio secondo le quali l'idea della matematica, l'idea della geometria erano in qualche modo il risultato di una convenzione. Affermare l'innatezza significa guadagnare una posizione molto diversa, diciamo fra virgolette platonica, ma fra molte virgolette, perché poi vedremo proprio nella prima e nella seconda meditazione, ma in particolare nella prima, come questo si complichi. Già all'inizio degli anni 30, in una famosa lettera, Descartes aveva a Mersenne comunicato la sua opinione in proposito delle verità eterne. Le verità eterne sono innanzitutto quelle della matematica, affermando che le verità eterne erano state create da Dio. Su questo torneremo, però questo apparente paradosso della creazione delle verità eterne è sicuramente un punto qualificante, uno dei punti qualificanti della filosofia cartesiana. Altra questione, le cosiddette teorie metafisiche, che sono indispensabili per poter in qualche modo fondare la gnoseologia cartesiana. La distinzione dell'anima, o meglio della mente, dal corpo, già nel titolo questo viene esplicitato, contro la tradizionale aristotelica definizione dell'anima come forma del corpo, e poi l'indipendenza delle essenze dalle esistenze. Le essenze precedono le esistenze. Infine, quelle teorie metafisiche che servono a fondare le teorie fisiche. Prima fondamentale teoria metafisica: Dio esiste. Seconda fondamentale teoria metafisica: Dio non è bugiardo, o meglio, non è ingannatore. In termini un po' forse troppo contemporanei, potremmo dire che Dio è comunicativo, ma non è sufficiente. È meglio procedere secondo l'andamento cartesiano e, come dire, procedere per via negativa. Dio non inganna, che non è la stessa cosa. Nel senso che, lo vedremo poi,
Il ruolo di Dio nell'ambito della conoscenza è quello di garante delle conoscenze, e questa garanzia si fonda essenzialmente sul fatto che Dio non inganna il soggetto conoscente, il quale, se procede attentamente, seguendo il metodo giusto, giunge a delle evidenze che sono indiscutibili, proprio perché si presume che Dio non sia un ingannatore. Io posso sempre ipotizzare, che lo vedremo adesso, che esista un Dio ingannatore o un genio maligno che mi inganni anche sulle evidenze più importanti, però insomma, questo, se vogliamo seriamente approcciare il problema del concetto di Dio, il concetto filosofico di Dio, non lo possiamo contemplare. Le meditazioni abbiamo visto che sono sei. La prima, quella che abbiamo iniziato a trattare ieri, scusate, si intitola Delle cose che si possono revocare in dubbio, quindi è proprio l'inizio del processo di conoscenza, fondato sul dubbio che mette in questione tutte le opinioni che noi abbiamo e giunge alla radice della possibilità di metterle in questione, così da fare piazza pulita e iniziare a cercare la verità. La seconda meditazione, che anche questo è in programma, è della natura dello spirito umano, e che questo è più facile a conoscersi che il corpo. Notate anche questo, semplicemente per ora fermiamoci al titolo. Nella traduzione italiana della Bompiani, quello che faccio riferimento, il titolo è De natura mentis umane, quod ipsa sit notior quam corpus, è stato reso come la natura della mente umana, che essa è più nota del corpo, più nota, più conoscibile, più conosciuta e più conoscibile rispetto al corpo. Anche questa è una cosa su cui mi soffermo brevemente, ma è importante. Il nostro corpo, cioè ciò di cui noi abbiamo più immediata esperienza e che quindi dovremmo in qualche modo più immediatamente conoscere, è in realtà più oscuro a noi di quanto non lo sia la nostra mente, secondo Descartes. Se non altro perché, per esempio, non siamo consapevoli di tutti quei processi fisiologici, fisici, che ci influenzano, ma di cui non siamo consapevoli, perché banalmente non li osserviamo. Questo apparente paradosso, altro apparente paradosso cartesiano, sull'inconoscibilità immediata del nostro corpo, si riverbera ancora, per esempio, nella filosofia contemporanea. C'è Wittgenstein, che non è certo un cartesiano, no, che a un certo punto ricorda, come dire, che affermazioni tipo io ho un cervello sono paradossali, perché per essere certi che ho un cervello dovrei aprirmi il cranio e verificare se ho un cervello. Ma dice: assurdo, nessuno fa un'operazione del genere. Io so di avere un cervello, ma nel momento in cui mi chiedo come faccio a saperlo, non posso darmi una risposta se non dicendo perché anche gli altri hanno un cervello, ma a questo punto io sto presumendo di essere fatto come gli altri. Ma che conoscenza ho io veramente del mio corpo, se non quella di un'esperienza che passa attraverso il mio corpo? E come faccio a essere sicuro, paradosso, di essere fatto come voi? Tutta la questione, vedremo anche oggi, del corpo, della follia del sogno, è centrata anche su questo. La terza meditazione ha un titolo semplicissimo: Dio che esiste, sull'esistenza di Dio. La quarta meditazione è dedicata al vero e al falso, quindi del vero e del falso, e quindi come sia davvero partendo il vero e il falso, del vero e il falso, come partendo dalla dimostrazione dell'esistenza di Dio, che è, fateci caso, la struttura retorica anche delle meditazioni, era
L'esistenza di Dio è al centro. È la terza meditazione. La prima meditazione inizia con la messa in dubbio di tutto. La seconda meditazione affronta, si interroga sulla natura della mente umana. La terza meditazione, l'esistenza di Dio, esattamente al centro del percorso. La quarta meditazione, del, il vero e il falso. La quinta meditazione torna di nuovo a fornire una seconda dimostrazione dell'esistenza di Dio, però associandola, questa seconda dimostrazione, a che cosa? Alla dimostrazione dell'esistenza delle cose materiali. Sta ripercorrendo al contrario tutta la strada fatta dai primi due per giungere finalmente alla sesta meditazione e ultima, in cui Descartes, dopo aver riaffermato una nuova dimostrazione dell'esistenza delle cose materiali, afferma la distinzione reale della mente dal corpo e quindi recupera finalmente quell'io che all'inizio, abbiamo già detto ieri, aveva messo in crisi, interrogandosi addirittura sulla possibilità, subito esclusa, di essere folle, oppure sulla possibilità di essere ingannato come nei sogni. Le meditazioni terminano risolvendo il dilemma del sogno, riaffermando l'identità del soggetto pensante contro la possibilità di essere semplicemente un soggetto frammentato nei sogni. Questo lo vedremo. Ieri appunto ci siamo fermati nel momento in cui Descartes esclude la possibilità della follia dall'alveo del discorso filosofico. Ho già accennato al testo importantissimo di Michel Foucault, La storia della follia dell'età classica, in cui Foucault individua in Cartesio il momento in cui il discorso filosofico non riconosce più nel discorso della follia un interlocutore con cui fare i conti. Semplicemente lo esclude. Con i folli non si parla, con la follia non si parla. La follia è la negazione di ogni discorso di ragione, e con la follia non si parla. Il fatto stesso che io mi paragoni a un folle mette in discussione la mia sanità mentale. Il fatto stesso che io possa prendere in considerazione di pensare come quegli uomini che credono di essere fatti di vetro, di avere un corpo di vetro, e in realtà non lo hanno, fanno sì che io rischi di passare per folle. Ma costoro sono dementi, e non meno demente di loro sembrerei io se me ne servissi quale esempio per me. Aveva accennato a questo tema Descartes anche in un'opera su cui torneremo la prossima settimana brevemente, La ricerca della verità, che è una delle opere più controverse di Descartes per quel che riguarda la datazione. Abbiamo visto come nel racconto di Cervantes, che qui Descartes cita in maniera criptica, il tema era quello della, da una parte quello umanistico, della relazione tra follia individuale come scompenso del corpo e follia della società. Thomas Rodatz è stato tradotto poi in italiano in vari modi, in seguito all'assunzione di un filtro d'amore, impazzisce e la sua follia consiste nell'essere convinto di avere un corpo di vetro. Ma le sue capacità intellettuali, la sua mente, le sue capacità argomentative
non sono minimamente intaccate da questa follia. Anzi, egli passa per l'uomo più saggio di Spagna, nonostante, o forse in virtù proprio, di questa sua bizzarra follia. È ovvio che in un contesto quale quello esemplificato da questo racconto di Cervantes, Cervantes si rifà a una serie di luoghi comuni letterari e anche in senso lato filosofici riguardanti la figura del folle come portatore di verità, o meglio, il folle è l'unico al quale è concessa la possibilità di dire la verità al potente, perché proprio la follia lo rende innocente. È quello che nel teatro viene esemplificato nella figura del fulmine. È quello che nel teatro shakespeariano, per esempio nel Re Lear, viene esemplificato nella figura del pagliaccio, cioè l'unico, il buffone di corte, l'unico che può dire al re la verità senza timore di essere punito, senza eccessivo timore di essere punito. La follia, proprio perché mima la follia del mondo, la replica in qualche modo, la smaschera, si fa rivelatrice di quelle verità che gli uomini non vogliono vedere. Abbiamo già anche detto come qui c'è tutta una tradizione che possiamo rifare, il cui massimo interprete abbiamo già citato più volte, Erasmo da Rotterdam, ma non è solo Erasmo da Rotterdam a parlare della follia in questi termini. Prendendo il caso di un altro autore, Eroici furori, Giordano Bruno, il furore è questo, è comunque una forma della mania. Ma se risaliamo indietro nella storia della filosofia e andiamo al solito Platone, nel Fedro, uno dei dialoghi più belli, anche letterariamente, di Platone, Socrate, contrariamente a quello che fa di solito, fa un lungo discorso sull'amore, sulla bellezza, e dopo averlo concluso, dice: ma è strano, non mi sembra quasi di essere stato io a parlare. Probabilmente sono stato posseduto dalle ninfe di questo luogo, perché era anche l'ora meridiana, cioè l'ora in cui i demoni, le ninfe, si manifestano, che mi hanno posseduto. E la mania era considerata una forma di possessione. La cesura che Descartes pone in questo passo è non soltanto nei confronti della follia come, fra virgolette, malattia mentale, ma è anche un distacco netto, un taglio con una cultura letteraria e filosofica, dalle quali prendere distanze in maniera molto precisa, consegnando, fra virgolette, la letteratura sulla follia alla retorica e non al discorso filosofico. Tenete conto che la letteratura sulla follia, la letteratura anche medica sulla follia, era tutta quella letteratura che appunto rifletteva sulla estrema, paradossale, continua trasformazione del mondo, al punto che il mondo era paragonato al teatro. Insomma, sullo sfondo c'è di nuovo Montaigne. Se noi vogliamo uscire da quel grado estremo di incertezza in cui Montaigne invece viveva e su cui rifletteva, se noi vogliamo abbandonare quel mondo fatto esclusivamente da rappresentazioni e da maschere, dalla apparente metamorfosi, per trovare finalmente
una strada sicura, ricordate sempre che metodo, metodus indica una strada, una via, che ci conduca all'essenza delle cose, quell'essenza che secondo Montaigne era inattingibile, perché il giudizio umano non può dire di sì a qualcosa, nella misura in cui non lo può mai conoscere. La prima pagina delle Meditazioni, quando Descartes, mimando gli scettici, dice che egli non vuole asserire a nulla finché non troverà qualcosa di assolutamente certo. Ecco, Descartes qui sta proprio facendo questa operazione di distacco. Derrida, che ho citato ieri, nel suo saggio Cogito e storia della follia, interpreta questo passo cartesiano in maniera diversa da Foucault, perché nel tentativo che fa Derrida di reintegrare in qualche misura il discorso della follia, non sulla follia, attenzione, il discorso della follia, e solo in seconda battuta il discorso sulla follia, nella tradizione filosofica, Derrida assume la figura del folle, o meglio, la figura della follia, come una figura paragonabile al sogno, solo meno potente. Essenzialmente, dice Derrida, ora apro chiudo parentesi, l'invito ovviamente a leggere Foucault perché è un libro straordinario, ma mi rendo conto che per leggere Foucault occorre molto tempo perché sono 700 pagine belle dense. L'invito è anche a leggere Derrida, Cogito e storia della filosofia, che è molto più breve ma è altrettanto denso. Sono testi che ci dicono moltissimo sul dibattito filosofico contemporaneo e su come un autore come Descartes continui a creare, nel senso bello, problemi. L'interpretazione, un grande filosofo spesso non lo si riconosce perché dà risposte giuste. Un grande filosofo spesso è quello che crea a distanza di tanto tempo enormi problemi. Altrimenti, se desse risposte giuste, francamente nessuno probabilmente leggerebbe più Platone o leggerebbe più Aristotele. E anche Descartes non so fino a che punto verrebbe letto. La giustezza delle risposte è qualcosa di secondario. Ma i problemi creati, che continuano a creare, questi filosofi sono straordinari. Il dibattito fra questi due autori è essenziale per comprendere questo. Un dibattito che sembra laterale, perché francamente a nessuno prima di Foucault era mai venuto in mente di scrivere una storia della follia. Si scrivevano male storie della psichiatria, che non è la stessa cosa. Si scrivevano storie delle malattie mentali, che, ma me ne ricordo anche poco in realtà, che non è la stessa cosa. Ma trattare la follia come soggetto filosofico è qualcosa di specifico di una certa interpretazione della filosofia anticartesiana. Aggiungo che, per spiegare come le cose siano, come sia un errore leggere molto spesso anche i filosofi classici come se avessero lavorato con i compartimenti stagni. Un filosofo, Descartes, o Hobbes, o Leibniz, o Spinoza, non legge solo filosofia. Un filosofo, un savant, è qualcuno che cerca di avere una visione più complessa della realtà, che poi sia particolarmente interessato alle scienze, eccetera, è un altro discorso. Ma appunto, Descartes, Hobbes, Spinoza e così via, quando facevano questi cenni, è come il gioco retorico che abbiamo già visto con Montaigne. Non c'è bisogno di mettere una nota a piedi pagina per dire guardate che qui mi sto riferendo a Cervantes. Chiunque, qualsiasi persona dotta dell'epoca, capiva immediatamente l'eco e sapeva decrittarlo. A volte noi abbiamo più difficoltà perché ovviamente
le perdiamo queste, questi accenni. E davvero è come per quelli della mia generazione citare il famoso discorso, ultimo discorso di Rutger Hauer in Blade Runner. Non c'era bisogno di stare a spiegare che cos'era Blade Runner, tutti avevamo visto Blade Runner. Oggi no, uno deve già spiegarlo meglio. La connessione sogno-follia, o meglio, follia-sogno, che Derrida sviluppa e che viene fortemente contestata da Foucault. Foucault invece ritiene che i due aspetti siano radicalmente diversi e insiste su questa cosa. Serviva Derrida appunto per in qualche modo far notare come l'esperienza della follia, l'esperienza speculativa della follia, sia un'esperienza che il filosofo comunque fa travestita nella figura del sogno. Secondo Foucault invece l'esperienza del sogno è un'esperienza radicalmente diversa. E quando Descartes decide di escludere la follia dal discorso filosofico e recuperare invece il sogno, lo fa a ragion veduta perché il sogno comunque è suscettibile di essere riconfigurato all'interno della speculazione filosofica, del pensiero filosofico, perché il sogno comunque cominciamo, lo dirà poi alla fine delle meditazioni, il sogno è delimitato temporalmente, per esempio, cioè uno non sogna tutta la vita, ci sono momenti di interruzione, gli intervalli insania di cui per esempio avrebbe goduto Lucrezio scrivendo il De Rerum Natura. Secondo una certa tradizione Lucrezio sarebbe impazzito, anche lui per aver bevuto un filtro d'amore avrebbe scritto il De Rerum Natura durante gli intervalli della follia. Gli intervalli della follia non sono contemplati da Descartes. La follia è qualcosa che permea totalmente il pensiero. Non ci sono delle interruzioni, il sogno sì. Non solo. L'esperienza del sogno è un'esperienza molto più comune. Tutti sogniamo. Che però non mette in discussione il nostro essere razionale. Come se non fossi uomo, notate, tutti gli uomini sognano, tutti gli uomini sono dotati di buon senso e tutti gli uomini sognano. Come se non fossi uomo e di notte non sia solito dormire, patendo, soffrendo, nei sogni, tutte le stesse cose e talvolta anche meno verosimili di costoro, cioè dei folli da svegli. E quanto spesso la quiete della notte mi persuade di queste solite cose, che io sono qui, che indosso una vestaglia, siedo vicino al fuoco, quando tuttavia me ne sto fra le coperte dopo aver tolto i vestiti. Eppure, ora di certo, vedo con occhi aperti questa carta. Non è sopita questa testa che giro, questa mano la stendo e la sento prudente e consapevole. Se dormissi tutto ciò non sarebbe così distinto. Descartes, qui vedete, lavora di cesello. La stessa esperienza dei fogli la facciamo in qualche misura mentre sogniamo, tanto è vero che mi è capitato di sognare e sognando ho avuto le stesse sensazioni che posso provare adesso essendo sveglio. In realtà l'esperienza del sogno non è mai così distinta e netta come quella che io provo in questo momento muovendo la mano e facendo queste cose. Il sogno è sempre qualcosa di più indistinto. Però poi, sempre questo gioco fra Descartes e il suo interlocutore che è se stesso meditando. Già, come se non ricordassi di essere stato altre volte tratto in inganno nei sogni, anche da pensieri simili. E mentre più attentamente penso a tutto ciò, vedo così bene che la veglia non può mai essere
distinta dal sogno con indizi certi da restarne stupefatto. E questo stesso stupore quasi rafforza in me l'opinione del sogno. Aveva già toccato questi temi nel discorso sul metodo, ci tornerà ancora nei principi di filosofia, della filosofia. Qui ci sono due o tre cose che voglio accennare. Numero uno, accanto al tema della follia, il tema del sogno sappiamo essere un tema importante nella letteratura, nella cultura dell'epoca. Il testo più famoso, Calderon della Barca, La vita e sogno, in cui viene tematizzata l'impossibilità quasi metafisica di poter distinguere realtà da sogno. Il celeberrimo, che non è niente che fare con Descartes, intendiamoci, ma per rendere l'atmosfera, per rendere l'idea, il celebre ultimo monologo di Prospero nella Tempesta di Shakespeare. Noi non siamo altro che ombre, l'intero mondo, tutto questo globo è un sogno. Questo era un tema che era stato, che giunge alla cultura inizio 600, la grande cultura classica, fondamentalmente. Secondo livello, le riflessioni sulla oniromanzia e sulla natura dei sogni, che ancora nel 500 erano state molto importanti. Terzo livello, e qui Descartes in qualche modo vi accenna anche, perché Descartes anche in molte lettere riflette sul sogno e tematizza un paio di temi che poi verranno sviluppati molto successivamente in vari ambiti, quello del sogno lucido e del doppio sogno, che sono due cose diverse. Il doppio sogno è quello di cui il doppio sogno è costruito a scatole cinesi ed è anche per chi ha, quasi tutti noi abbiamo fatto prima o poi un'esperienza del genere, un'esperienza abbastanza inquietante dal punto di vista psicologico, perché lo diventa ancora di più nel momento in cui viene prospettata come ipotesi metafisica. Si sta facendo un sogno, di solito i sogni sono brutti, ci si sveglia improvvisamente da questo sogno, sentendosi più tranquilli perché era soltanto un sogno, e poi ci si rende conto, in un secondo momento, che anche quel risveglio in realtà era all'interno di un sogno. Jung aveva studiato questi elementi. Il sogno lucido, che è quello su cui Descartes si concentra di più, soprattutto in alcune lettere, è più interessante ancora per certi aspetti. Perché il sogno lucido è quando è quel sogno che si fa, noi diremmo, in condizioni di dormiveglia, in cui siamo consapevoli di stare sognando, ma non siamo totalmente svegli, in qualche misura riusciamo addirittura a dirigere il sogno, pur continuando a sognare. È sogno, non siamo svegli, ma è un sogno in cui siamo consapevoli del sogno. È sempre un'azione doppia di riflessione. Descartes, appunto, notate, esclude la follia. Esclude dal discorso della razionalità tutto il discorso della follia, ma incorpora il sogno perché? Perché il sogno può essere in qualche misura inserito all'interno di un percorso di ricerca razionale più vasto, al punto che, anche ammettendo che sogniamo e che non sono veri questi particolari, ossia che apriamo gli occhi, muoviamo la testa, stendiamo le mani, e che neppure abbiamo forse queste mani e tutto questo corpo, il sogno, noi sogniamo di avere un corpo, possiamo ipotizzare addirittura questo, in realtà non è vero, è tutto il risultato di un'illusione. Si deve tuttavia riconoscere senz'altro che quanto è apparso nella quiete del sonno è come certe immagini dipinte che non hanno potuto essere raffigurate se non a somiglianza di cose vere. Io comunque procedo per assimilazione. E quindi che almeno ciò che è generale
ossia questi occhi, questa testa, queste mani, tutto questo corpo sono delle cose non immaginarie ma vere. Neppure gli stessi pittori, infatti, persino quando cercano di raffigurare sirene e satiri con le forme più strane, riescono a dar loro nature in tutto nuove, ma si limitano a mescolare membra di animali differenti. Anche se tutti noi sognassimo, se tutto fosse un sogno, questi sogni, gli elementi bruti, dovremmo averli presi da qualche parte. Oppure, quando Dante possa essere immaginario ciò che è reale, ossia questi occhi, questa testa, queste mani e altro di simile, tuttavia si deve necessariamente riconoscere come vero almeno qualcos'altro di ancor più semplice ed universale, gli elementi semplici, con cui, come da colori veri, vengono raffigurate, vero o falso che siano, tutte queste immagini di cose che sono nel nostro pensiero. Sì, non possiamo anche arrivare a immaginare che sia tutto falso quello che vediamo, ma quello che vediamo deve essere costituito da qualcosa di vero. Se non altro l'estensione, se non altro i colori, come fanno i pittori. Io posso, ricordate qui, anche qui, questo paragone che potremmo fare, questa eco culturale che avvertiamo. Descartes qui sta accennando quei pittori che stanno comunque immanenti, che possono dipingere cose bizzarre, figure stranissime, esattamente come Montaigne ricordava quei pittori che facevano le grottesche intorno. Che dovevano mettere, far risaltare l'opera più importante, che era quella posta al centro. I saggi di Montaigne non dovevano essere altro che le grottesche che avrebbero dovuto far risaltare l'opera di Alessandro la Poesia, che lui non pubblicò nei saggi. Qui queste riflessioni sono in qualche modo la stessa cosa, sono quelle grottesche che stanno portando la nostra attenzione a ciò che è vero, a quelle conoscenze certe, a quegli elementi semplici di cui non possiamo discutere. Di tal genere, cioè questi elementi semplici, queste conoscenze universali che non possono veramente essere messe in discussione, neanche se tutto fosse un sogno, di tal genere mi sembrano essere la natura corporea in generale e la sua estensione, la figura delle cose estese, la loro quantità, ossia la grandezza e il numero, il luogo in cui esistono e il tempo in cui durano, e così via. Una configurazione, cioè, dell'universo. In base a ciò potremmo, e forse a buon motivo, concludere che la fisica, l'astronomia, la medicina e tutte le altre discipline che dipendono dalla considerazione delle cose composte sono bensì dubbie, ma che l'aritmetica, la geometria e altre discipline di questo genere, che non trattano che di cose semplicissime e massimamente generali, e poco si preoccupano se esse realmente esistano o meno, che un triangolo esista o meno, non è un problema per il geometra. L'importante è che il triangolo sia definito correttamente. In fin dei conti, chi di noi ha mai visto un triangolo in vita sua? Noi abbiamo visto figure triangolari, ma la definizione di triangolo, come quella figura geometrica composta da tre lati e tre angoli interni, la cui somma deve fare a 180 gradi, è una figura talmente astratta che appunto ciascuno di noi forse se la raffigura in maniera diversa. Quindi, appunto, queste figure, poco ci si preoccupa se esse realmente esistono o meno, contengono qualcosa di certo e di indubbio. Notate questo passo famosissimo. Che sia desto o che dorma, insomma, 2 e 3 sommati fra loro fanno 5, e il quadrato non ha più di 4 lati, e non sembra possibile che in verità tanto perspicue incorrano nel sospetto di falsità. Che io dorma, che io sogni o che io sia destro, 2 più 2 fa 4, 2 più 3 fa 5, il quadrato è fatto di 4 lati. Non è possibile che questo possa essere messo in dubbio neanche nel sogno.
prima di passare al punto successivo, che è il punto poi culminante di questa argomentazione, mi fermo un attimo a proposito di una questione di, come dire, aneddotica, ma aneddotica sempre interessante, curiosa, che spiega anche il perché, in qualche modo, questi temi in Descartes siano così importanti e come abbiano, siano stati, si ritrovino in maniera diciamo in maniera sotterranea in molti altri momenti della storia della cultura. Allora, si raccontava di Maurizio d'Orange, generale dell'esercito olandese, a cui servizio Descartes era stato quando si era per la prima volta arruolato senza combattere, poi questo è il punto. Si raccontava una serie di aneddoti, personaggio straordinario, grande condottiero, accusato più o meno a ragione, questo poi non si sa, di essere un libertino nel senso seicentesco del termine, cioè essenzialmente di essere un libero pensatore o quantomeno di essere un ateo, o addirittura di essere un ateo. Si diceva di questo Maurizio d'Orange che avesse un pappagallo a cui aveva insegnato a parlare e che questo pappagallo fosse capace di argomentare contro i teologi con tale sottigliezza da essere nei duelli da risultare vincitore contro i teologi. Già questo, riflettete un attimo, ricordatevi tutti gli accenni montegnani sul fatto che forse gli animali in realtà hanno una loro religione, e ripensate adesso al fatto che Descartes dedicherà molto spazio nella sua spiegazione alla dimostrazione del fatto che gli animali non parlano. E gli animali non parlano non perché non abbiano la configurazione naturale, fisiologica, atta a farli parlare. Non parlano perché non hanno un'anima, non hanno una mente, perché la parola è segno principe del fatto che ho a che fare con un essere razionale, cioè dotato di un'anima, di una mens. Se qualcuno invece, come secondo una certa aneddotica, avesse addestrato un pappagallo addirittura a confutare i teologi, questo avrebbe comportato un'affermazione radicale di non verità della religione, non verità della fede, non verità della specificità dell'essere umano. Tutta una retorica ateistica. Di Guglielmo di Maurizio d'Orange si racconta anche che sul punto di morte, sul letto, in punto di morte, consigliere spirituale, insomma, gli avesse detto una cosa tipo: vabbè, su di te si dicono le cose più tremende, almeno adesso che stai morendo, falla una bella dichiarazione di fede, di che sei stato un buon cristiano e che credi in Dio. E si racconta che lui abbia risposto: io credo che 2 più 2 fa 4 e 4 più 4 fa 8. Cioè, credo soltanto nelle leggi della matematica. Ma perché? Perché le leggi della matematica sono leggi assolutamente certe nella misura in cui convenzionalmente la matematica non si rifà a qualcosa che esiste, ma è semplicemente un risultato, un gioco della logica. L'affermazione credo solo che 2 più 2 fa 4, che 2 più 2 faccia 4 e 4 più 4 faccia 8, diventerà un po' una sorta di emblema, tra virgolette, di manifesto dell'ateismo, al punto che la ritroviamo in una scena del Don Giovanni di Molière, quando Don Giovanni incontra un sant'uomo che gli chiede l'elemosina, e Don Giovanni dice a questo sant'uomo: io ti darò l'elemosina, ti darò da mangiare se tu bestemmierai. Al che il sant'uomo ovviamente rifiuta, e Sganarello, quello che Don Giovanni mozartiano diventa Leporello, dice a Don Giovanni: ma insomma, non credi proprio in niente tu, come puoi chiedere una cosa così mostruosa? E Don Giovanni risponde: io credo che 2 più 2 faccia 4 e 4 più 4 faccia 8, non credo in altro. Faccio notare di nuovo: Molière è stato allievo di Gassendi, amico di Cyrano di Bergerac, quello storico, e si racconta che abbia tradotto il De natura di Lucrezio. Insomma, c'è una costellazione di pensieri che tra di loro si incastrano. L'ossessione, fra virgolette,
fra molte virgolette, perché non è una posizione, ma giusto per capire, cartesiana per questi temi. Ecco perché è questo uno dei motivi per cui è così importante prendere sul serio la dimostrazione cartesiana dell'esistenza di Dio. Non perché funzioni, non ha senso dire una cosa del genere, ma perché ci fa comprendere come sia deleterio, se vogliamo avere una buona comprensione di Descartes, pretendere di separare con l'accetta un Descartes, fra virgolette, progressista, quello della scienza della natura, da un Descartes, fra virgolette, retrogrado, quello che avrebbe cercato in tutti i modi di difendere il cristianesimo dimostrando l'esistenza di Dio. C'è stata anche questa interpretazione della filosofia cartesiana. Un Descartes sincero, che a seconda di come dell'interprete è il Descartes che crede in Dio o il Descartes che finge di credere in Dio perché gli serve soltanto per tenere a bada i teologi che lo contestano, da un Descartes menzognero che sarebbe per lo più quello che appunto fornisce prove a cui in realtà non crede nemmeno lui, perché ciò che a lui serve è la possibilità di fare ricerche nell'ambito della scienza. No, le due cose tengono insieme Descartes. C'è un'altra questione però, su cui fare solo, vale la pena fare un accenno, anche se solo un accenno. Ricordiamoci sempre che per quanto Descartes si impegni anche a diffondere la sua filosofia nelle scuole cattoliche, i principi di filosofia, i principi della filosofia, lui li scriverà sperando che venissero adottati dai gesuiti, per fare un esempio. E per quanto Descartes sia indiscutibilmente cristiano, nel senso che francamente non vedo motivo per mettere in dubbio la sua fede cristiana, quando Descartes scrive Le meditazioni di filosofia prima, fa un'opera di filosofia, non fa un'opera di teologia. E soprattutto non fa un'opera di religione. Cioè il Dio di cui parla Descartes nelle meditazioni, che sarà poi il Dio su cui tornerà in qualche modo i principi e così via, i principi e così via, è un Dio filosofico, che non è proprio la stessa cosa che affermare che Dio è un concetto filosofico come farà Spinoza qualche anno dopo, ma è molto vicino. Non è un caso che poi insomma, comunque la filosofia cartesiana procuri problemi. Ciò che sicuramente non trovate nelle meditazioni, ciò che sicuramente non trovate nelle opere cartesiane, e questo gli verrà aspramente rimproverato da Pascal, non a caso, non è Dio che è presente, non trovate Cristo, che è una cosa diversa. Cioè non trovate la mediazione incarnata in una figura storica che è la figura del Cristo. In Descartes, Descartes è cristiano, Descartes in qualche modo ci sono delle lettere in cui afferma che con la sua filosofia è possibile spiegare anche l'Eucaristia e quindi in qualche modo di nuovo in aiuto della religione cristiana. Non è questo il punto. Però quando fa filosofia, il suo Dio, il Dio di cui parla le meditazioni, è davvero un Dio, fra virgolette, non sconosciuto come era il Dio di Montaigne, al punto che noi possiamo averne contezza. E Ghassandi gli contesterà questa cosa. Gli dirà: ma come fai a dire di poter conoscere la natura divina? Se il Dio è infinito, tu sei un essere finito, l'infinito non può essere compreso dal finito. Ci sono una serie di questioni su cui Ghassandi e Descartes entreranno in conflitto. L'ho già detto ieri, Descartes non apprezzerà particolarmente le obiezioni di Ghassandi, ma sicuramente non trovate qui un Dio religioso. Perché Descartes sta facendo lavoro di filosofo. Cioè la laicità, per usare un termine moderno,
non cartesiano, non contemporaneo di Descartes, ovviamente, non consiste nel fatto di non parlare di divinità, ma consiste nel definire con precisione l'ambito del proprio discorso. D'altra parte, all'inizio, quando Descartes scrive ai teologi della Sacra Facoltà di Teologia di Parigi, Descartes saluti sapientissimi ed illustrissimi, signor Decano e signori dottori della Sacra Facoltà di Teologia di Parigi, comunque ci tiene a spiegare che questa è un'opera di filosofia, che affronta temi che secondo alcuni dovrebbero affrontare soltanto dai teologi, ma comunque opera di filosofia. Allora, che sia destro o che dorma, 2 e 3 fa sempre 5. Pur tuttavia, e qui Descartes introduce l'ultimo tema, è radicata nella mia mente una vecchia opinione. Notate, eh? Opinio, quella cosa di cui bisognava, da cui si parte mettendole tutte in dubbio. L'opinio è qualcosa che ritorna sempre. C'è un Dio che può tutto e dal quale sono stato creato, quale esisto. Donde so allora che egli non abbia fatto sì che non esista alcuna terra, alcun cielo, alcuna cosa estesa, alcuna figura, alcuna grandezza, alcun luogo, e non di meno tutto ciò mi appaia esistere non diversamente da ora? C'è un Dio onnipotente che mi ha creato. Ma come faccio a essere sicuro che quello che vedo non sia semplicemente un suo inganno? Scusate, quello che qui Descartes pone come condizione limite del dubbio, qualche anno dopo verrà riformulato in termini fra virgolette positivi dal filosofo Berkeley e dalla sua affermazione, dalla sua tesi, secondo la quale l'essere consista nell'essere percepito. Esse est percipi. E Berkeley condurrà questa sua, anche qui, paradossale, interessantissima polemica contro i piccoli filosofi, come li chiamava lui, contro i materialisti, contro la scienza newtoniana, contro Toland, contro quelli che sembravano in qualche modo affermare l'esistenza soltanto del mondo materiale e non di Dio e dell'anima, eccetera. Mentre Berkeley dirà: no, guardate che in realtà è proprio la materia a non esistere. Questa cosa che ci sembra sempre piuttosto bizzarra. Tutto ciò che esiste, esiste alla misura in cui viene percepito da qualcuno o da qualche essere percipiente. Ragione per cui io smetto di esistere nel momento in cui non venissi più percepito. E che diventa poi uno strumento formidabile in chiave gnoseologica, perché di nuovo la famosa questione: un albero che cade in un albero che cade in una foresta totalmente deserta, fa rumore? E uno dovrebbe dire: no, se il rumore è quella cosa che viene definita in base alla percezione che si ha. Ma appunto, allora ciò che esiste è strutturato funzionalmente rispetto a qualcuno che ne percepisce l'esistenza. Torniamo un attimo sempre a quel fantasma che aleggerà per tutto il corso, che è Kant. Kant definisce l'esistenza, e lo fa anche in chiave anticartesiana, definisce l'esistenza all'interno delle categorie della modalità. Le categorie della modalità, ricordate, sono quattro gruppi categoriali: quantità, qualità, relazione, modalità, ciascuna delle quali è composta da tre categorie. Le categorie della modalità sono possibilità, esistenza e necessità. Le categorie della modalità differiscono dagli altri tre gruppi categoriali perché non riguardano l'oggetto conosciuto, non riguardano l'oggetto della conoscenza, ma riguardano la relazione tra il soggetto conoscente e l'oggetto conosciuto.
Per cui qualcosa si definisce possibile nella misura in cui il soggetto conoscente può o non può anche farne esperienza. Io posso affermare che esiste da qualche parte un mio sosia perfetto. Questo non è contraddittorio logicamente, è possibile che io lo incontri, ma non è detto, quindi non posso affermarne l'esistenza, mentre non posso affermare l'esistenza di un triangolo con quattro lati, perché un triangolo con quattro lati è semplicemente impossibile perché è logicamente contraddittorio. Qualcosa è esistente perché io ne faccio esperienza. Se io affermo che la mia prossima auto, che la mia auto è bianca, posso facilmente mostrarvelo perché la faccio vedere, guardate, è così. È la necessità. Allora, questo tema della impossibilità o possibilità che il mondo intero non sia altro che un inganno, che qui Descartes presenta come limite, condizione di limite del dubbio, è un tema che poi verrà recuperato, abbiamo visto, da altri ambiti della storia della filosofia. Lo stesso Hume, anche Peirce, anche Bertrand Russell. Essenzialmente tutta quella filosofia di stampo anglosassone, fortemente influenzata dall'empirismo e dal fenomenismo, come posso dire, dava per scontato che il mondo esterno esista, ma di ramo è dimostrabile. Hume, che è un po' un padre putativo di tutti costoro, lo vedremo proprio nelle sue pagine sul scetticismo, dirà: ma certo che il mondo esterno esiste, è ovvio che il mondo esterno esiste. Non si può seriamente dubitare dell'esistenza del mondo esterno, però io non posso dimostrare che esiste, perché la dimostrazione non è possibile. La dimostrazione è, nella prospettiva di Hume, tutte le dimostrazioni hanno a che fare sempre solo con idee, ovvero con le percezioni, e le percezioni non sono la cosa. Però, di nuovo, qui Studio Gregori ha, fra gli altri, ha studiato questo tema. Descartes sta facendo di nuovo un doppio gioco. Da una parte sta rievocando e riecheggiando un tema formidabile della cultura a lui precedente contemporanea, quella del Dio ingannatore, che è presente in più momenti della speculazione filosofica, letteraria, teologica dei secoli precedenti. Non limitiamoci soltanto alle speculazioni ortodosse. C'è tutto il tema dello gnosticismo, per esempio, il conflitto fra il manicheismo da una parte, che bene o male riemergeva in maniera bizzarra ancora nel 500, lo gnosticismo dall'altra, secondo il quale il mondo sarebbe la creazione di un dio malvagio, alcune correnti gnostiche, che si ripresentano in maniera estremamente curiosa e interessante in molti autori dell'epoca, che riecheggiano, tocchiamo sempre, ora giusto per fare qui un esempio non cartesiano, ma per, sono quelli che segnano con maggior forza dal punto di vista concettuale le cose, che si ritrovano per esempio in Christopher Marlowe e in William Shakespeare. Marlowe è l'autore, tra le altre cose, del Dottor Faustus, la tragedia del Dottor Faustus. In realtà la storia del Dottor Faust non l'ha inventato lui, l'ha ripresa da un libricino tedesco che raccontava la storia di questo negromante, una storia piuttosto confusa, che poi diventa in qualche modo un emblema. Marlowe la prende, ne fa opera teatrale, e a un certo punto Marlowe mette in conflitto l'avvento di Cristo. Notate, Cristo però, il cui sangue ha abbondato gli uomini di ogni peccato, con le pretese della religione, della teologia, delle chiese, di condannare all'inferno coloro i quali si macchiano di peccati innominabili.
nel caso specifico, ma Fausto aveva venduto l'anima al diavolo. Questo è un tema, attenzione, questo è un tema che dal 1530 circa fino alla fine del 600 sarà centrale nella riflessione religiosa di alcune correnti che poi noi, che noi definiamo ereticali, ma vabbè, lasciamo perdere, che facevano perno, per esempio, su un problema. Se il sacrificio di Cristo ha purificato la natura umana di ogni peccato, questo vuol dire che tutti sono salvi. Affermare che tutti sono salvi non significa soltanto affermare che nessuno andrà più all'inferno, ma significa anche affermare che la natura umana è stata ricostituita nella sua perfezione originaria. Quella perfezione originale che era stata intaccata dal peccato originale, che faceva sì, per esempio, che l'uomo fosse incapace di giungere alla vera conoscenza. Notate, Descartes verrà accusato dai teologi olandesi di non aver considerato nella sua filosofia il peccato originale, perché nella prospettiva cartesiana l'uomo è integro. Descartes non è mai stato un eretico, non ha sicuramente mai seguito quella interpretazione della venuta di Cristo, però questo deve spiegare l'aria, fra virgolette, culturale che si respirava e come le questioni fossero difficilmente scindibili. Prendiamo un altro esempio per spiegare questo, per affrontare il tema del Dio ingannatore. Macbeth di Shakespeare. Faccio notare che la materia prima del Macbeth di Shakespeare venne fornita a Shakespeare da una serie di libri di storia scozzese, tra i quali l'storia di storia di Gotorm e poi il De Jure Regni Apud Scotus di Buchanan, quel Buchanan che vi ho già citato essere tra i maestri di Montaigne e che era stato accusato, quando era gesuita, di essere troppo vicino ai protestanti, quando poi si convertì al protestantesimo, di essere comunque un fautore troppo violento del diritto di resistenza, che era stile prima stato teorizzato dai gesuiti contro i principi protestanti, poi venne fatto proprio dai principi protestanti contro la Chiesa cristiana. Quindi, insomma, un bel bailame. Nel penultimo monologo del Macbeth, il protagonista, se vi capita, leggetelo, comunque andate a cercare anche su internet, una delle cose più facilmente recuperabili, insomma, c'è una bellissima versione con sottotitoli fatta, aiuto, come si chiama l'attore? Vabbè, per me rimane il capitano Picard di Star Trek, quell'attore lì, che recita in un Macbeth interpretato in chiave moderna, molto affascinante. Allora, in questo monologo Macbeth a un certo punto, di fronte alla guardia che gli dice che la moglie è morta, che cos'è questo grido, la regina del signore è morta, risponde, ma vabbè, sarebbe dovuto morire prima o poi, ci sarebbe stato un momento per questa parola. E poi inizia un monologo che è estremamente interessante, perché il famoso monologo della breve candela, domani, domani e domani, striscia così la nostra vita è come una breve candela che si spegne presto. È un racconto raccontato da un idiota pieno di urlo e furore che non significa nulla. L'idiota in questione è il folle. La vita degli uomini è racconto, che è una scena teatrale, raccontato da un dio folle, da un dio malvagio, da un dio incomprensibile, che non soltanto ci fa recitare le scene più assurde, ma neanche abbiamo la consolazione di un qualche significato nascosto, come era nell'ipotesi erasmiana, in fin dei conti.
La follia di Erasmo è una follia che prende in giro gli uomini folli, ma alla fine ci mostra anche quella follia positiva, quella follia salvifica, che era la follia di Cristo. No, nel Macbeth si dice proprio che la vita è un racconto raccontato da un idiota piena di urlo e furore che non significa nulla. Cioè, un'affermazione di nichilismo radicale, assoluto. Il tema del Dio malvagio, del Dio ingannatore, quindi, è l'ultimo tema che Descartes approccia, riprendendo una tradizione molto antica che risale fino al Medioevo, ma in fin dei conti, di nuovo, possiamo tornare direttamente a Plotino, quando nell'Enea di Plotino immagina che in realtà la vita degli uomini non sia altro che una scena teatrale, una recita fatta per far divertire gli dèi, beh, insomma, non è che gli dèi ci facciano una bella figura, neanche dalla prospettiva plotiniana. Sì, gli dèi non sono altro che spettatori, anche un po' sadici, della nostra sofferenza o delle nostre ridicolaggini. Questo tema Descartes lo approccia, lo fa proprio, poi però, di nuovo, e qui la questione essenziale, beh, lui deve convincerci, deve dimostrare che Dio non è ingannatore. Forse, però, Dio non ha voluto che io mi inganni così. Lo si dice infatti sommamente buono. Eppure, se avermi creato tale da sbagliarmi sempre contraddicesse la sua bontà, che Dio è sommamente buono. Se noi abbiamo un'idea di Dio, quella che poi dirà poi, non di un essere perfetto, poi lo spiegherà nel momento in cui dimostrerà l'esistenza di Dio. E nella la perfezione esclude l'inganno. Eppure, se avermi creato tale da sbagliarmi sempre, contraddicesse la sua bontà, sembrerebbe contrario a quest'ultima anche permettere che io mi sbagli talvolta. Cosa quest'ultima che tuttavia non si può dire. Allora, come vedete il passaggio? Se Dio è buono, non puoi ingannarmi sempre. Ma se è buono, oltre che ingannarmi sempre, non può neanche ingannarmi qualche volta. Perché un Dio che mi ingannasse qualche volta sarebbe un Dio un po' bizzarro, sarebbe un Dio che a seconda dell'umore cambia idea, ora scherzo, ora no. Anche qua. Sarebbe un Dio non sul modello del Dio perfetto e Dio di ragione che gli sta in qualche misura costruendo. Sarebbe un Dio sul modello del Dio di Jean Bodin, l'autore dei libri della Repubblica. Il Dio di Jean Bodin è un Dio che si caratterizza esclusivamente sulla potenza. È un Dio onnipotente e proprio perché onnipotente può tutto. E Bonin dice che non si può parlare legittimamente di leggi naturali, perché le leggi naturali, se esistessero, si imporrebbero perfino a Dio, e questo non è possibile perché nulla si può imporre a Dio. Ma piuttosto ci sono delle cose che noi chiamiamo leggi naturali perché Dio vuole che sia così. Ma un domani che Dio cambierà idea, ha tutto il diritto di farlo, può farlo. E il paragone che Bonin fa fra monarca nello Stato, monarca assoluto nello Stato e Dio, è di questo genere. Il monarca nello Stato non, è assoluto nella misura in cui non può essere vincolato da alcuna legge, perché tutte le leggi promanano dall'autorità del monarca e non viceversa. Vi ricordate l'accenno, perché appunto con Montaigne si va sempre con accenni, all'autorità mistica, al fondamento mistico dell'autorità e al fatto che si debbono obbedire alle leggi non perché sono giuste, ma perché sono leggi? Ecco, Bodin fu uno dei più maggiori critici di Bodin, Montaigne fu uno dei maggiori critici di Bodin, e viceversa, si leggevano e non si piacevano. Questo tema però dell'assolutezza dell'autorità divina, Descartes, che ritroverete per esempio in Hobbes e così via, e
è presente anche in Descartes, ma vedete come lo sto facendo, cioè, in maniera diversa. Allora, se un Dio è, un Dio non può essere umorale, non è che cambia idea. Un giorno sono buono, un giorno sono cattivo, un giorno sono ingannatore, un giorno no. O lo è sempre o non lo è mai. Allora, qui Descartes sta dicendo, ammettiamo se Dio c'è, non inganna. A questo punto la causa dell'inganno, la causa dell'errore è un'altra. Ci saranno forse alcuni che preferiranno negare un Dio tanto potente piuttosto che credere tutte le altre cose, piuttosto che credere tutte le altre cose sono incerte. Qui Descartes sta accennando alla possibilità che Dio non sia onnipotente. Questo è un tema che era stato affrontato in molti momenti anche della storia del pensiero. Anche Tommaso si era posto il senso del significato dell'onnipotenza divina, addirittura in qualche modo, tra virgolette, ponendo dei limiti all'onnipotenza divina. Neanche Dio può far sì che un triangolo sia quadrato. Perché non è logico. Qui Descartes si limita ad accennare a questa cosa e continua subito. Ma non contraddiciamo, consideriamo fittizio tutto questo che si è detto di Dio. È una favola, è un racconto. Ed essi suppongono anzi che io sia divenuto ciò che sono o per fato, Seneca, qui sullo sfondo è la dottrina degli stoici, di cui Descartes aveva buona conoscenza, perché conosceva abbastanza Seneca, o per caso, epicureismo, o per una serie di interrotta di cose, o in qualsiasi altro modo. Qui sta dando una serie di interpretazioni possibili. Poiché sbagliarsi ed errare sembrano essere un'imperfezione, tanto meno potente sarà l'autore che se segneranno la mia origine, tanto più probabile che io sia così imperfetto da sbagliarmi sempre. Se non vogliamo parlare di un Dio che è limitato, diciamo che sono stato creato, fra virgolette, da qualcos'altro. E quanto meno potente e perfetto sarà questo creatore, quanto più facilmente si potrà spiegare la mia imperfezione, perché questo è importante. Un essere imperfetto può essere, fra virgolette, creato da un essere perfetto. Ma un essere perfetto non può essere creato da un essere imperfetto. Cioè la catena delle cause è sempre in questa direzione. A questi argomenti non ho davvero risposte, ma sono infine costretto a riconoscere che non c'è nulla di cui non sia lecito dubitare rispetto a quello che un tempo ritenevo vero. E ciò non per sventatezza o per leggerezza, ma per valide e meditate ragioni. E che quindi anche su tutto ciò, non meno che su quel che è palesemente falso, debba di qui in avanti essere accuratamente sospeso l'assenso se voglio scoprire qualcosa di certo. Si chiude qui questo passo. Il passo è iniziato col rifiuto della follia, col sogno e proceduto poi con la possibilità di un Dio ingannatore, si chiude, anche se non vogliamo ammettere che Dio possa ingannare, con questo passo. Noi non possiamo avere alcuna conoscenza certa. È qui che Descartes introduce l'elemento nuovo. Supporrò dunque non un Dio ottimo, fonte della verità, ma un certo genio maligno, e che questi sommamente potente ed astuto abbia impiegato tutta la sua abilità a farmi sbagliare. Riterrò che il cielo, l'aria, la terra, i colori, le figure, i suoni e tutte le cose esterne non siano altro che beffe dei sogni con cui egli ha teso trappole alla mia credulità. Considererò me stesso come se non avessi mani, né occhi né carne, né sangue né alcun senso,
ma ritenesti falsamente di avere tutto ciò. Ostinatamente rimarrò fisso in questa meditazione e così, seppure non fosse il mio potere conoscere qualcosa di vero, baderò però di certo con mente fermissima a ciò che dipende da me. Guardate, se ci fate caso, qui riecheggiate facilmente alcune argomentazioni montagnane. Io non posso, però almeno sul mio pensiero posso avere un controllo totale. Non assentire al falso e far sì che questo ingannatore, per quanto potente, per quanto astuto, non possa gabbarmi. Ma questo progetto è laborioso ed una certa pigrizia mi risospinge verso le consuetudini della vita. Proprio il terminativo è consuetudo. Di nuovo, non vi sto a ricordare l'importanza di questo termine. Il fatto, pensate anche a Pirrone, la figura dello scettico per eccellenza. Per quanto si possa mettere in dubbio anche l'esistenza del mondo, la consuetudine fa sì che vi comporti come tutti gli altri. E come uno schiavo che godeva forse nei sogni di una libertà immaginaria, una volta che abbia iniziato a sospettare di dormire, paventa d'essere svegliato e tiene gli occhi chiusi, cullato da blande illusioni, così io ricado spontaneamente nelle vecchie opinioni e ho paura di ridestarmi, paura che la laboriosa vigilia che segue una dolce quiete debba essere trascorsa in futuro non in una qualche luce, ma tra le inestricabili tenebre delle difficoltà ormai mosse. La prima meditazione si chiude così. Non si chiude semplicemente, che sarebbe il meno, con l'affermazione che noi non possiamo avere certezza di nulla. Si chiude con la consapevolezza anche che è difficilissimo, se non impossibile, mantenere da una parte questa lucida consapevolezza, l'affermazione della libertà del pensiero, di quella assoluta della cattedra somma del giudizio, per cui io non voglio asserire a nulla, ma revoco tutto in dubbio, e dall'altra però la consuetudine, il fatto che io vengo risospinto dolcemente, come l'abitudine montegnana, a una vita che è quella che so essere con ogni probabilità un sogno, ma a questo punto tutto sommato è preferibile vivere un sogno piacevole che non svegliarsi ed essere costretti ad affrontare una realtà di cui non posso dire nulla, su cui non ho presa alcuna. Cioè, cosa sta in qualche modo suggerendo qui Descartes? Che l'operazione della conoscenza è un'operazione che richiede coraggio e che è molto più facile, è molto più comodo restare nella consuetudine, restare e continuare a seguire quegli insegnamenti, quelle dottrine, quelle conoscenze che forse non sono vere, ma nel momento in cui non possiamo giungere alla verità in alcun modo, beh, tra una falsità e un'altra falsità, in fin dei conti non c'è una gran differenza. Almeno queste sono falsità a cui sono abituato. Sono cose che ormai mi hanno intessuto, di cui io sono formato. Il passo, notate, il passo successivo, quel passo che tutti attendono, ma arriviamo finalmente a questo benedetto punto fermo? Arriviamo finalmente a questo benedetto punto d'appoggio indubitabile? Descartes non lo fa. Quando vi dico che le meditazioni andrebbero lette in un certo senso una al giorno, cioè Descartes vuole che la conclusione di questa meditazione sia sospesa. Cioè dobbiamo riflettere
sul fatto che se sviluppiamo coerentemente certi argomenti, che sono quelli dello scetticismo, diciamo adesso genericamente, noi arriviamo a questo punto: l'inconoscibilità fondamentale della verità, l'inattingibilità della verità, l'impossibilità della certezza, e il fatto che tutto sommato siamo spinti a tornare essenzialmente alla consuetudine, all'accettazione di ciò che abbiamo sempre fatto e sperimentato, semplicemente perché l'abbiamo sempre fatto e sperimentato. Il passo successivo è un passo che appunto inizia in una mediazione diversa, che non a caso, fin dal titolo, porta la novità denatura mentis umane, sulla natura della mente umana e sul fatto che essa è più nota del corpo, quel corpo di cui invece sembrava che avessimo, ricordate il dell'esperienza di Montaigne, tutto il dell'esperienza di Montaigne essenzialmente è orientata a descrivere la conoscenza che egli ha del suo corpo, delle sue abitudini, e come il suo corpo per lui non abbia più misteri proprio perché si è lungamente osservato. Il suo corpo e la sua mente sono strettamente unite in Montaigne nel processo esperienziale. E Descartes sta dicendo una cosa invece di là, meglio, nella seconda meditazione, qualcosa di molto importante e molto diverso. La natura della mente è ontologicamente distinta, diversa, separata da quella del corpo e non ci illumina sul corpo, attenzione, se non per via indiretta, come poi vedremo. Va bene, per oggi basta così, ci vediamo lunedì prossimo.